Operazione Nerone, colpo alla banda dei falsari, eseguite 44 misure cautelari tra l'Italia e l'estero. 35 le persone agli arresti, l'organizzazione, guidata da un 69enne di Benevento, aveva ramificazioni al nord ma anche in Francia e in Belgio. Indagini partite dalla scoperta di banconote da 50 euro false nel Sannio. Vigilante ucciso, la rabbia dei familiari. Processo da rifare, annullate le condanne per i killer che assassinarono la guardia giurata Franco Della Corte a Piscinola. La figlia Marta, i microfoni di 8 Channel hanno distrutto la nostra vita. Vogliamo giustizia. Incendiato scooter giallo ad Avellino, inquietante episodio nella notte in via del Gaizzo, nel centro storico. Le fiamme hanno completamente distrutto un motorino di una ragazza. Gli inquirenti hanno confermato la natura dolosa dell'incendio. Si segue la pista della vendetta. Ok, ai saldi anticipati, speriamo nella ripresa. Dopo il via libera della regione per l'inizio delle svendite, i commercianti in Campania sperano di voltare pagina. Il nostro sondaggio, negozi ancora vuoti nonostante in molti avevano avviato le promozioni già da un mese. Salerno, il coronavirus torna a fare paura. C'è preoccupazione dopo i 5 nuovi infetti. Il manager Ferruggi assicura pronti all'emergenza, ma la situazione è sotto controllo. E il braccio destro di De Luca in materia di sanità, Coscioni, annuncia la regione sta pensando a dei Covid hotel per ospitare i pazienti in quarantena. Mattarella ha premiato il capitano Antischettino. Il capo dello Stato ha consegnato l'onorificenza di commendatore al comandante Gennaro Arma. L'ufficiale di Sorrento non abbandonò la nave Diamond Princess, rimanendo a bordo per fronteggiare il focolaio di coronavirus. Buon pomeriggio, ben trovati con l'informazione regionale del canale 696 TV 8 Channel. Abbiamo appena seguito insieme i nostri titoli e, come avete sentito, in primo piano c'è la cronaca con la maxi operazione scattata nel Sannio e in altre regioni d'Italia, messa in campo dalla Procura di Benevento e dai Carabinieri, che hanno smantellato un'organizzazione dedita alla produzione e spendita di monete false. 7 persone in carcere, 28 i domiciliari e per altre 9 una serie di obblighi. Vediamo i particolari nel servizio di Alessandro Fallarino. Banconote false per un totale di circa 100 milioni di euro sequestrate. Oltre 70 indagati, di cui 44 colpiti da una misura cautelare restrittiva. Numeri importanti, quelli dell'operazione Nerone, scattate all'alba nelle province di Benevento, Napoli e in Lombardia, Veneto, Piemonte, Toscana, Molise e Umbria, ma anche all'estero come in Francia e in Belgio, con la collaborazione della polizia francese e belga e il coordinamento dell'Europol. Un'inchiesta coordinata dalla Procura Sannita e condotta dai Carabinieri, del Comando Antifalsificazione Monetaria di Roma e del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Benevento, associazione per delinquere avente natura transnazionale, finalizzata alla produzione, al traffico, alla spendita e all'introduzione di monete falsificate in Italia e all'estero, e anche spaccio di sostanze stupefacenti. Sono queste le pesanti accuse per le persone chiamate in causa. Questa mattina all'alba il Blitz, ritenuto uno degli più importanti nell'ultimo decennio, anche perché ha consentito tra l'altro l'arresto di un tipografo abilissimo, storicamente promotore del cosiddetto Napoli Group, ovvero un cartello criminale costituito in Italia e formato dai più abili falsari di valute sin dall'epoca della lira. Tra i promotori dell'associazione anche un 69enne beneventano. Durante le indagini, i carabinieri del Comando Antifalsificazione di Roma hanno sequestrato anche una stamperia clandestina di monete di 50 centesimi allestita a Villanterio in provincia di Pavia. E adesso vediamo proprio perché l'operazione partita dal Sannio, tutto è scattato da un sequestro casuale di alcune banconote false, ma con i numeri di matrice mai acquisiti dall'Interpol e dagli organi di polizia valutaria. Vediamo. Un anno e mezzo di indagini serrate, coordinate dalla Procura Sannita e sviluppate dall'Arma dei Carabinieri di Benevento, Roma, ma anche dall'Europol ed anche da altre forze di polizia straniere, che hanno portato a risultati mai raggiunti prima in Italia in materia di euro falsi. Lo ha rimarcato il procuratore capo di Benevento Aldo Policastro. Un'operazione che guarda al territorio beneventano e sannita, ma che guarda anche oltre e che dimostra che anche su questo territorio, che è un territorio che possiamo dire a volte marginale nella geografia sia economica che sociale ma anche criminale del territorio nazionale, in realtà si annidano gruppi organizzati in collegamento con gruppi ancora più temibili e finanche transnazionali.
Per la prima volta, oltre agli arresti, è stato colpito anche il patrimonio degli indagati. Abbiamo sequestrato società che sono molto importanti, ad esempio nel settore delle produzioni delle carte da gioco, oppure nel settore immobiliare, o ancora società che avevano delle barche, una barca di ingentissimo valore che siamo riusciti a recuperare. In extremis, barca intestata a un prestanome che stava per essere venduta, proprio pochi giorni fa era stato fatto l'appuntamento per vendere questa barca. Un'indagine nata nel Sannio dopo il sequestro di alcune banconote false. Quasi per caso i nostri investigatori seguivano un soggetto beneventano per una estorsione avvenuta nei confronti di un imprenditore e monitorando questo soggetto hanno capito che si accompagnava spesso a un altro personaggio beneventano, un 69enne, che poi si scoprirà essere l'organizzatore, la mente di questo sodalizio criminale. Ripeto, andare spesso a Napoli per acquistare, per recuperare banconote false. Presente alla conferenza stampa il numero uno del comando antifalsificazione monetaria di Roma, che ha rimarcato la pericolosità del cartello Napoli Group. E adesso parliamo dell'omicidio di Franco Della Corte, il vigilante ucciso nella metro di Piscinola da tre ragazzini minorenni all'epoca dei fatti. Spallata in Cassazione, processo da rifare. L'ira dei familiari ai microfoni di 8 Channel parla la figlia di Franco Della Corte, Marta, che dice: nostro padre merita giustizia. Sentiamo. Vigilante ucciso a Piscinola, il processo è da rifare. Spallata in Cassazione per l'omicidio di Franco Della Corte, il vigilante ucciso da 3 ragazzini minorenni all'epoca dei fatti che volevano portargli via la pistola 2 anni fa mentre controllava, lavorava nella stazione metro di Piscinola. La Cassazione ha annullato con rinvio la condanna a 16 anni e mezzo per i 3 colpevoli che lo colpirono a morte. Mio padre non ebbe una seconda possibilità, venne ucciso senza un motivo, morendo dopo 13 giorni di agonia. Hanno distrutto le nostre vite con un colpo di spranga, racconta Marta, la figlia di Franco Della Corte, ad 8 Channel. Che noi eravamo una famiglia serenissima, tranquillissima, una vita serena e ora i pochi attimi di felicità della mia vita mi vengono portati via costantemente da queste notizie. E questa è una cosa che a noi fa stare ancora più male, il fatto che non ci sia realmente un motivo. Cioè oggi una persona non c'è più, io non ho più mio padre. Per il vuoto, per il nulla, per chi non ha un cuore. Noi chiediamo che non ci sia assolutamente uno sconto di pena, per me nessuna pena equivalga mai alla vita di mio padre. Sicuramente c'è una persona che non c'è più, che merita che venga fatta giustizia. C'è comunque un diritto alla vita che è inviolabile, che è di tutti e che non può essere calpestato in questo modo. E chi lo calpesta deve pagarne le conseguenze in qualche modo. E non possiamo permettere di dare una pena più bassa, anche per dare una risposta ai giovani d'oggi, perché purtroppo queste vicende sono all'ordine del giorno. Da Napoli ad Avellino si indaga sull'incendio di un motorino avvenuto questa mattina all'alba in via Modestino del Gaizzo, nel centro storico del capoluogo irpino. Le fiamme sono state spente, intervenuti sul posto i vigili del fuoco intorno alle 5:30 e di una ragazza che abita nelle vicinanze. Le fiamme di natura dolosa sono state spente, è stata messa in sicurezza l'area. Indagano i carabinieri. Napoli, frode fiscale con false fatturazioni, un sequestro di beni da 3.800.000 euro è scattato per la ditta cantieristica navale. Fatture inesistenti per frodare il fisco. La Guardia di Finanza di Napoli ha eseguito un sequestro di beni pari a 3.800.000 euro nelle province di Napoli, Venezia e Ravenna. Le fiamme gialle hanno scoperto che la Cossa SRL, attiva negli appalti della cantieristica navale, poteva beneficiare, grazie all'articolato sistema fraudolento, di un consistente risparmio di imposte e contributi, nonché dell'estromissione dalle gare di imprese concorrenti. I meccanismi di frode individuati sono 2. Il primo si basava sull'emissione di fatture false per prestazioni di servizi reverse change, senza applicazione di IVA, da parte della COS, in favore di varie società cartiere, che a loro volta emettevano fatture false per prestazioni di servizi, noleggi, attrezzature e cessioni di beni alla stessa COS. In questo modo la società si trovava a credito IVA da utilizzare per compensare le imposte e i contributi dovuti. Parallelamente le cartiere si trovavano gravate da ingenti debiti IVA mai versati. Il secondo si fondava sull'acquisto da parte della COS di fittizi crediti IVA prodotti da altre cartiere
e utilizzati sempre per compensare debiti erariali. Con il primo metodo di frode, la società beneficiaria, negli anni dal 2014 al 2017, ha ottenuto un illecito profitto di oltre 3 milioni e 200 mila euro, mentre con il secondo, in poco più di un anno, dal febbraio 2018 all'aprile 2019, il profitto è stato di 600 mila euro. È stata infine ricostruita l'intera filiera di prestanome e amministratori di fatto, quest'ultimi destinatari del sequestro preventivo per equivalente, fino alla concorrenza del profitto maturato dalla COS. E adesso parliamo dei saldi ai tempi del coronavirus, saldi anticipati in campagna al 20 luglio, ma sono tanti gli esercenti che sono partiti con i ribassi già nei giorni scorsi. Angelo Giuliani. Anticipato l'inizio dei saldi estivi, i commercianti campani tirano un sospiro di sollievo in questo difficile momento della ripartenza, anche se molti non hanno aspettato la decisione della regione e già da tempo si erano organizzati autonomamente con ribassi e promozioni. Si dovrebbe partire il 20 luglio rispetto alla data del 1 agosto fissata originariamente. Ancora poca la gente nei negozi. Nella fase del post-Covid continuano a registrarsi grandi difficoltà nel settore dell'abbigliamento. Noi in realtà abbiamo già anticipato internamente per i nostri clienti già inizio luglio, perché erano abituati alla data iniziale di luglio, per cui questo ci aiuterebbe un po' di più. Potrebbe aiutare sicuramente, perché la gente poi aspetta sicuro. Aspetta i saldi, come sempre. Già sanno che i saldi tutti quanti, non è una novità adesso di anticipare o meno. Troppo, già ci siamo mossi come tutti quanti in anticipo. Le persone sono abituate a partire dai primi di luglio, aspettare agosto penso che non ce ne sia proprio il bisogno e secondo me è una cosa opportuna anche per il commercio, forse si sveglia il commercio, quello che adesso non c'è. Ma guardi, noi già stiamo praticamente praticando questi sconti, appena abbiamo aperto dal 18 di maggio, quindi si figuri, mo praticamente se andiamo col 50% gli incassi saranno proprio ridotti al minimo. E i clienti apprezzano questa decisione di partire prima. Comunque d'estate si gira di più, quindi anche prima del 20 luglio va bene. Almeno così ci prepariamo già per le vacanze in anticipo. Torna all'incubo contagi in provincia di Salerno. Dopo i 5 infetti registrati nelle ultime ore c'è tanto allarme. Il manager del Ruggi dice siamo pronti a fronteggiare l'emergenza, mentre il braccio destro di De Luca in materia di sanità, Enrico Coscioni, ad 8 Channel, fa sapere stiamo pensando a dei Covid hotel per ospitare i pazienti in quarantena. Vediamo. Il coronavirus continua a circolare e i 5 nuovi casi registrati nelle ultime ore tra Salerno e provincia testimoniano la necessità di non sottovalutare i rischi di nuovi focolai. In città il Covid ha colpito un conoscente del barista Rione Carmine e un esercente della zona orientale che commercializza prodotti caseari. Gli altri casi sono dislocati tra l'agro nocerino sarnese e il Cilento. Mentre si attende l'esito dei tamponi, ASL e azienda ospedaliera ribadiscono che le strutture sono pronte a fronteggiare eventuali criticità. È importante non abbassare la guardia, a mantenere l'allerta, monitorare. Abbiamo intercettato dei casi, abbiamo intercettato sul fucito di San Severino 2 casi che erano programmati per degli interventi chirurgici, quindi il servizio sanitario campano salernitano ha funzionato anche in questa circostanza. In questo momento Alda Procida si tengono altro tipo di attività, la riabilitazione, la broncopneumologia, ma è tutto pronto per riattivare nel caso ce ne sia la necessità. Intanto la regione sta valutando strade alternative per le persone contagiate, tra cui anche l'allestimento di strutture alberghiere dedicate. Stiamo incominciando a ragionare col Presidente anche sulla possibilità di fare dei Covid hotel, cioè nel caso in cui dobbiamo mettere persone anche asintomatiche che però hanno difficoltà ad avere logisticamente una possibilità di fare una quarantena in sicurezza. Delle strutture alberghiere, ma non per forza negli alberghi, ma negli ospedali, ecco, noi in questo modo vengono tenute in isolamento, ma vengono comunque trattati in un modo alberghiero.
Intanto nel Sannio non si fermano le iniziative di solidarietà per la lotta al Covid. Al San Pio sono stati donati proprio oggi 4 ventilatori polmonari grazie ad una cordata di benefattori capeggiata dal sindaco Mastella. Il direttore Ferrante potenzia la terapia intensiva. Nel Sannio ci sono 28 posti disponibili. Maria Teresa De Lucia. Una cordata di benefattori che ha visto in prima linea il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, con la BNL, la Banca Popolare Pugliese, il Pastificio Rum, Moccia Irme, Minieri e Strega Alberti, realtà private che hanno raccolto 120.000 euro con il tramite della Misericordia di Benevento per donare all'ospedale San Pio ben 4 ventilatori polmonari utilissimi per la lotta al Covid-19. Tenere la guardia alta e prepararsi nel caso di ritorni del virus, questo è l'obiettivo espresso dal sindaco Mastella. La mia idea è stata sempre questa, cioè di fare in maniera tale che nessun cittadino, soprattutto anziano, debba essere ricoverato e non avere la possibilità di salvarsi. Decide il paterno uno che è salvo o meno, ma questa cosa di discriminare, di fare una medicina distintiva, non appartiene a me come cristiano. Quindi... E ha annunciato le novità per l'ospedale il direttore generale Mario Ferrante. Abbiamo 28 posti di terapia intensiva, 24 vengono ridistribuiti qui a Rummo e 4 a Sant'Agata. Naturalmente queste attrezzature ci aiutano a fare meglio questa attività e per poter dare risposta a un'eventuale recrudescenza della pandemia. Un impegno che dimostra la nostra essenza di banca del territorio, ha detto Michele Manzo, direttore della filiale beneventana della Banca Popolare Pugliese. Mentre ha parlato della necessità di impegnarsi per gli altri, Paolo Mazzotto, presidente nazionale della Fondazione BNL. Come Fondazione Banca del Lavoro siamo molto felici quando abbiamo un'occasione che ci rende e ci fa sentire un pochino utili. Tutto qui. Il comandante della Diamond Princess, Gennaro Arma, è stato accolto dal presidente Mattarella per ricevere un'onorificenza. È stata un'emozione unica, ha detto il capitano. Io l'antischettino spero sia servito per il recupero della immagine. Fu l'ultimo a scendere dalla Diamond Princess, la nave da crociera, da lui comandata e bloccata per settimane a causa dell'emergenza coronavirus, a Yokohama, in Giappone. La foto del comandante, Gennaro Arma, aveva fatto il giro del mondo. Ieri il capitano è stato accolto dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al Quirinale, che ha consegnato l'onorificenza di Commendatore al Merito della Repubblica Italiana, conferitagli lo scorso 6 marzo. Uscendo dal Quirinale, Arma ha commentato: mi sento una persona normale che ha fatto il proprio dovere in una situazione difficile come tanti altri. È stata una sorpresa questa onorificenza ed è un onore. Il presidente Mattarella mi ha fatto i complimenti per la gestione dell'emergenza. Abbiamo fatto anche parallelismi su quanto successo in Italia. Arma ha parlato di un'emozione unica e di esperienza difficile ma formativa. Arma era stato l'ultimo ad abbandonare la nave che lo scorso marzo, ferma al largo delle coste del Giappone con 3.700 persone a bordo per quasi un mese a causa della quarantena della diffusione a bordo del coronavirus. Spero quanto prima di ritornare a bordo di una nave. Sono rimasto in contatto con alcuni membri dell'equipaggio e con alcuni passeggeri, ha detto. E poi io, l'antischettino, se c'era bisogno di un recupero d'immagine, spero sia servito. Un territorio fermo come la stazione ferroviaria, simbolo del mancato sviluppo del territorio irpino. Sit-in dei sindacati alla ferrovia per denunciare le criticità di una provincia che vive nel limbo, a cominciare proprio dai trasporti. La richiesta a gran voce di una task force per l'Irpinia e per tutte le aree interne del Mezzogiorno, dimenticate, abbandonate a se stesse da politiche del governo insufficienti e scelte regionali che negli ultimi 5 anni hanno guardato esclusivamente alla fascia costiera. I sindacati CGL e CISL e UIL si sono ritrovati davanti alla stazione ferroviaria di Avellino, simbolo dell'immobilismo del territorio e di un mancato sviluppo che continua a pesare sulla crescita. Si parla di una campagna che negli ultimi 5 anni è ripartita, la stazione è chiusa, si parla di un'attenzione alle aree interne, c'è uno che cammina sulle acque andando a dispensare di tutto e di più, ma il dato vero è che anche i fondi della regione guardano al mare. L'Irpinia è al centro di un'emorragia costante, con tanti, troppi giovani costretti ad abbandonare questa terra. Si parla e si parlava di ripartenza, ma secondo me ad oggi più che ripartenza dobbiamo parlare di fermare questa emorragia, perché è un'emorragia
che qui le aree interne stanno vivendo in questo paese. La stazione e il sistema dei trasporti sono il simbolo del limbo in cui vive questa provincia. Come tante cose che accadono nel mezzogiorno in Italia, questa è una situazione nel limbo. Ci sono delle risorse per l'elettrificazione, ma di fatto non ci sono le risorse adeguate per rendere, come dire, l'interscambio, l'agibilità, come collegarla con l'Alterpinia, come collegarla adeguatamente col centro della città o con gli altri comuni. I colleghi parlavano del sistema trasporti lanciando un allarme rispetto a quello che sarà settembre, come portare i figli a scuola. La situazione economica è drammatica e tante aziende sono a rischio. Il grido d'allarme lanciato dai rappresentanti regionali e provinciali della CGIL. Vediamo. L'emergenza sanitaria non è stata ancora del tutto superata, ma a far paura sono soprattutto le ripercussioni economiche subite da famiglie, lavoratori ed aziende campane. Un quadro definito drammatico dai rappresentanti della CGIL che, a margine di un convegno sul potenziamento del servizio sanitario pubblico svoltosi questa mattina a Mercato San Severino, hanno lanciato un grido d'allarme legato alla crisi economica. È drammatica, io non guardo solo all'Istat che l'altro giorno ci ha dato un dato demografico aggravato, io guardo al fatto che davanti alle vecchie emergenze, davanti alle vecchie diseguaglianze, ma vecchie intese come gennaio, inizio di quest'anno, si sono aggiunte le nuove. Ovviamente ci sono 60-70% della popolazione in grosse difficoltà, c'è un apparato produttivo evidentemente che non riesce ad uscire fuori e siamo preoccupati perché a netto del blocco dei licenziamenti, sia a settembre o come dice CGIL CISL UIL a dicembre, molte aziende entrate in crisi corrono il rischio di non riaprire e di non ripartire. Scenario che si registra anche in provincia di Salerno, dove la CGIL ha riscontrato una situazione particolarmente allarmante. Provincia di Salerno, basta leggere gli indicatori legati alle richieste di cassa integrazione, che sono centinaia e centinaia, per non dire migliaia, e emerge un quadro desolante, perché quella che è stata una crisi pandemica sanitaria mondiale di fatto si è venuta a sovrapporre ad una crisi economica mondiale, cioè alla fine è come se fossimo stati aggrediti due volte. Ed ora parliamo di alta capacità. Entro il 2026 la realizzazione dell'opera, un progetto da 100 milioni di euro, intanto oggi a Grotta Minarda è stata assegnata alla cittadinanza onoraria al numero uno della rete ferroviaria italiana, Maurizio Gentile. Ci racconta tutto Gianni Vigoroso. Un riconoscimento alla persona, ma anche una testimonianza delle istituzioni italiane che funzionano, di un'Italia che sa raggiungere gli obiettivi e cogliere le opportunità per la crescita e lo sviluppo. Così il sindaco di Grotta Minarda, Angelo Cobbino, insieme all'amministrazione comunale ha motivato la scelta di concedere la cittadinanza onoraria a Maurizio Gentile, amministratore delegato e direttore generale della rete ferroviaria italiana, nonché commissario straordinario per l'alta capacità Napoli-Bari. È un onore, è un'emozione, ma il vero significato credo che sia il riconoscimento di una comunità ad un'azione determinata per risolvere un grande problema che aveva l'Italia del sud, cioè il collegamento tra le due grandi aree metropolitane, Napoli e Bari, ma l'attraversamento delle aree interne, l'attraversamento della Valle Ufita è sicuramente la premessa per uno sviluppo di quest'area e credo che questo riconoscimento in fondo va a me, al commissario, ma va a tutto un insieme di persone che tanto hanno fatto per questo risultato. Ci siamo quasi, entro quest'anno avremo appaltato tutte le opere e quindi il 2026 è davvero un obiettivo a portata di mano. Nel 2017 si gettavano le basi per un'idea progettuale, oggi nel 2020 si lavora per appaltare tutti i lavori dell'lotto che in questi due anni sono stati completamente finanziati e che consentiranno di effettuare anche l'ultimo passo, la parte più lunga, che è la galleria tra Irpinia ed Orsara verso Bovino. Presto avremo questa stazione che ricade nel territorio di Ariano e che è stata nominata proprio stazione Irpinia perché servirà tutto il territorio dell'Irpinia. Parliamo di ambiente, parliamo del fiume Sarno, non si placca la protesta e la rabbia degli ambientalisti.
Il disinquinamento del fiume Sarno continua a rappresentare una priorità per associazioni e attivisti ambientali non solo del territorio salernitano. Dopo la manifestazione a Napoli con circa 300 persone che hanno fatto sentire la propria voce davanti alla regione Campania, l'obiettivo ora è tenere alta la guardia per affrontare una volta per tutte l'emergenza legata al corso d'acqua considerato tra più inquinati d'Europa. Siamo felicissimi di come sia andata la manifestazione organizzata dal coordinamento Sarno 2020 a Napoli. C'è stata la partecipazione di diverse centinaia di persone che hanno manifestato tutte insieme e siamo riusciti a mettere insieme circa 54 associazioni che fanno parte di circa 30 comuni di tutto il bacino idrografico del Sarno, e credo che questa volta siamo tutti nella direzione giusta. Questo è il cambiamento che vogliamo chiedere ai nostri rappresentanti istituzionali in tutti gli enti, quindi partendo dalla regione ma arrivando anche ai singoli comuni. Gli attivisti del comitato Sarno 2020 hanno poi sollecitato il governatore Vincenzo De Luca a dare seguito concreto agli impegni per la tutela ambientale del fiume. Speriamo che nonostante in questi 5 anni sia stato manchevole riguardo alle attività di promozione della tutela dell'ambiente, che nel prossimo mandato, qualora fosse lui ad essere il nuovo presidente della regione Campania, si possa impegnare di più e portare a termine parecchie delle attività di cui noi chiediamo. Gli organizzatori l'hanno ribattezzato il primo summit online sulla resilienza digitale. È stata presentata a Salerno in diretta streaming la terza edizione del Digital Days 2020, un'occasione di confronto per imprenditori, manager, professionisti nel campo dell'innovazione, strumento ormai indispensabile per rafforzare il proprio business, soprattutto in un momento complicato come quello che sta vivendo l'economia globale. Promossa dal Centro di Competenze Digitali in collaborazione con Savino Solution, l'edizione 2020 del Digital Days, in programma dal 24 al 26 luglio, tutto rigorosamente in streaming, prevede oltre 25 talk con esperti del settore e rappresentanti di numerose imprese. Il nostro telegiornale si ferma qui, grazie ad Aldo Fenizia in regia. Vi lascio alle previsioni del tempo, poi c'è il TG Sport.